Vi faccio vedere, ragazzi, ora come si svolgono gli esercizi quando si parla di trasformazioni. Ok? Da uno stato termodinamico all'altro, che sembra un parolone. Ma semplicemente, l'altra volta abbiamo visto degli esempi, no? Abbiamo visto le trasformazioni isocore, isobare, isoterme. E vi do subito un esempio che poi noi sapremo fare e vi dico: abbiamo una bottiglietta in pianura, ok? È una bottiglietta deformabile, quindi la trasformazione sarà isobara. Cominciamo a ragionare così, perché la bottiglietta può rispondere in base alla pressione esterna e quindi la pressione rimane costante. Quindi siamo ad una temperatura di 20 gradi e il volume è una bottiglietta di 2 litri, ok? E all'interno contiene solo dell'aria. Quindi è una bottiglietta che ho chiuso, attenzione, perché è importante anche il fatto che si chiude, nel senso che gli atomi non possono uscire. Questo poi è collegato a qualcosa. E cosa succede? Che porto questa bottiglietta in montagna, dove la temperatura è più bassa. Io, per non fare spoiler, disegno la bottiglietta uguale, perché così dobbiamo capire noi se diventa più piccola o più grande. E la temperatura scende a, facciamo, un grado. E io vi chiedo il volume. Allora, questa intanto è una trasformazione isobara, perché, visto che la bottiglietta è deformabile, isobara, perché bar è l'unità di misura, una delle unità di misura della pressione, e come vedete sta cambiando la temperatura e io vi chiedo un cambiamento nel volume, quindi usiamo la testa, non è che può cambiare tantissimo, no? Non è che può cambiare, se voi non avete nessuna informazione sulla pressione, significa che rimane costante, altrimenti vi avrei fatto notare questa variazione. Ora, come si fa ad esempio a fare un esercizio del genere? Cioè, qual è il volume finale? Allora, tutte le trasformazioni che noi vedremo per il calcolo delle quantità finali iniziali sono tutte legate ad una formula che noi abbiamo già visto, che è la legge fondamentale dei gas. P per V è uguale ad nRT. Ripeto, P è la pressione, V è il volume, N è il numero di moli, R è la costante dei gas, che vale 8,31, T è la temperatura in Kelvin. Allora, domanda. Useremo questa, ve lo dico già. Quanto vale la quantità che adesso vi dico? Ragazzi, quanto vale questa quantità? P per V fratto nRT. Cioè, se io prendo un gas e faccio la sua pressione per il suo volume diviso il numero di moli per R per la sua temperatura, quanto vale? 1. Spero sia chiaro per tutti perché fa 1. Se non è chiaro per tutti, questa è un'equazione. Divido di qua e di là per nRT. Cosa succede? L'N si semplifica, l'R si semplifica, il T si semplifica. E cosa fa tutto semplificato? 0, 1? 1. E quindi cosa scrivo? Che PV fratto nRT vale? 1. Allora, il salto concettuale è qua, ragazzi. Cioè, all'inizio, quindi ovviamente devo cominciare a mettere i pedici, perché avrò la pressione iniziale, il volume iniziale, il numero di moli iniziale
e la temperatura iniziale. Perché, ragazzi, non metto il pedice sulla parola R? Perché è sempre uguale. R fa sempre 8,31 e non cambia. Ma la domanda è, ragazzi, quanto va? Questa quantità fa 1? Se adesso io vado nello stato finale e scrivo PF fratto VF, scusate, PF per VF fratto NF R per TF. Io sono nello stato finale, faccio la sua pressione per il suo volume fratto il suo numero di moli R e il suo TF. Quanto vale? 1. P per V fratto NRT in uno stato fa sempre 1. Vediamo se abbiamo l'intelligenza di un bambino di quinta asilo, terza asilo, non so. Se due quantità fanno entrambe 1, sono uguali. Bravo Alessio, ti do la licenza di terza, no, facciamo di quinta elementare. Okay? Questa è la difficoltà. Cioè, spero di avervi spiegato, spero a tutti in modo chiaro, che visto che queste quantità fanno entrambe 1, sono tra di loro uguali. Quindi adesso io del fatto che facciano 1 me ne dimentico la grande, però ho trovato un collegamento tra cosa? Tra gli stati iniziali e gli stati finali. Ragazzi, è questa che si usa. Quando devo passare da uno stato ad un altro, uso questa. E uno dice, oh mio Dio, ho 200 quantità. Ho due pressioni, due volumi, due numeri di moli, due temperature e due valori di R. Allora, vediamo. Vediamo i dati che abbiamo. Allora, intanto, ragazzi, questa trasformazione è a pressione costante. Quindi, essendo pressione costante, quindi la pressione è uguale. Cosa vuol dire? Che la pressione in inizio è uguale a quella finale. Come semplifico questo esercizio qua? Posso togliere le P, perché divido di qua e di là, visto che sono uguali, divido di qua e di là per la pressione. Poi, il volume iniziale e il volume finale? Eh no. Se ti dico che il volume iniziale è 2, il volume finale devi trovarlo. Perfetto. Quindi significa che coloro in verde la mia incognita, no? È quella che io voglio trovare. Poi, R ed R, visto che fanno di qua e di là 8,31, posso moltiplicare di qua e di là per R e quindi vanno via. Questi non per motivi fisici, ma perché essendo una costante, sia all'inizio che alla fine, quel numero fa sempre 8,31. Quindi va via. Ci sono altre cose che vanno via? Il numero di moli va via perché qual è il motivo fisico? Mentre io dalla pianura andavo alla montagna non ho aperto la bottiglietta. Perché il numero di atomi che ci sono dentro la bottiglietta non sono né usciti né entrati. Il numero di particelle è sempre lo stesso, cioè dire che non ho aperto la bottiglietta, che sembra una cosa stupida, significa che il numero di moli all'inizio è uguale al numero di moli alla fine. Quindi anche questo e questo vanno via. E cosa rimane? Visto che sembra che adesso tutto vada via. Allora, vediamo, quindi nella seconda riga voi ragazzi scrivete, cioè mandate via tutto quello che è uguale, quindi NR. Vedete cosa rimane? Ok, quindi rimane una cosa molto più semplice. V fratto T, quindi V fratto TI uguale a VF fratto
TF, allora. So, ragazzi, che voi volete subito metterci dentro i numeri, ma vi sto pian piano dicendo che non si fa così. Quindi, prima trovo VF uguale, poi ci metto i numeri. Come faccio a trovare VF uguale? Sperando che non, che non ci sia ancora nessun pollo che voglia spostare VF a sinistra e cominciare a metterci dei meno. Questa è una proporzione, però noi, ragazzi, cioè siamo in quarta. Come faccio a trovare VF? Moltiplichiamo VF per TF. Perfetto. Moltiplico per TF di qua e di qua. Adesso la luce. Sì, pian piano vedremo se alla fine dell'anno diventerai una persona come tutti gli altri. Allora, ragazzi, abbiamo quei tre dati lì. Adesso noi abbiamo detto che il volume finale è uguale a la temperatura finale per il volume iniziale fratto temperatura iniziale. Allora, la temperatura finale, cominciamo a metterci dentro i numeri adesso, la temperatura finale ce l'abbiamo, quanto fa? Chi scrive 1 va in galera. 1 più 273, perché è illegale mettere la temperatura in gradi, sempre, ok? Quindi scrivo la temperatura 274 Kelvin e adesso vi do una bella notizia. La temperatura va sempre cambiata, poi vi faccio vedere anche perché. Mentre, solo mentre si passa da VF in questi casi, visto che ci sono dei rapporti, si possono mantenere le unità di misura che voi volete. Non siete costretti a cambiare, e per voi è una cosa bella, non siete costretti a passare dai litri ai metri cubi, ok? I litri vanno, cioè mentre i Celsius sono sbagliati in sé, e quindi bisogna comunque metterli in Kelvin, punto, le altre unità di misura, se concordi, vanno bene. Quindi, il volume iniziale potete comunque tenerlo in litri, se vi pare, e forse è meglio. Quindi vengono 2 litri, però lo scrivete. Non scrivete 2. Diviso? Sì. Ma i litri? Ma qua stiamo parlando di acqua? No, 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 non stiamo parlando di acqua. Stiamo parlando di un volume di 2 litri. Ok. E il ci sono dentro 2 litri di gas. Ok. Ragazzi, quanto fa la temperatura all'inizio? 20 gradi più 273. Quindi 200... 93. Ora, i Kelvin e i Kelvin si semplificano e trovo un volume espresso in che unità di misura? Litri. Posto. È qua. Quindi mi dovete fare 274 per 2 diviso 293. Vediamo se è più grande o più piccolo. Perfetto. 1,87 cosa? Litri. Quindi ho potuto tenere l'unità di misura del volume che volevo, ricordo i Celsius mai, e viene 1,87 litri. Allora, per convincervi che i Celsius sono sbagliati, perché so che poi ci sarà sicuramente qualche persona che non li cambia, se uno facesse, questo è giusto, 1,87 litri, se uno invece qui di mettere come temperatura finale 1 e come temperatura iniziale 20, capite che non è la stessa cosa. Cioè se voi fate 1 per 2 diviso 20 viene 0,1. Viene un volume finale di 0,1 che è completamente insensato. Quindi ragionare in Celsius è l'errore più grande che una persona possa fare. Si ragiona sempre in
Kelvin a costo di dirvelo 200 miliardi di volte. E viene 1,87. Quindi ragazzi, se vado in montagna, cosa abbiamo dimostrato? Che la bottiglietta si restringe.